Beh, il libro che ha scritto a metà dell'Ottocento un sacerdote, che è il sacerdote Antonino Bruno Licerdello, che percorrendo a piedi la strada dalla nuova Mister Bianco alla vecchia Mister Bianco incendiata, ripercorre la storia di quei luoghi e non solo, ci racconta anche cosa è avvenuto subito dopo, diciamo, la realizzazione, la nascita del nuovo comune, come sono state tagliate le strade, come sono state realizzate le chiese, quanti erano gli abitanti. Quindi è un testo fondamentale, anche perché poi è il primo testo che ci racconta del decreto di separazione della città da Catania, perché riporta l'antico atto di separazione del 1642, che una volta era conservato presso l'archivio del comune, che oggi purtroppo non c'è più e invece si trova all'archivio di Stato di Palermo. Quindi era un prete che apparteneva alla famiglia Bruno. La famiglia Bruno era la famiglia che curava la chiesetta della Madonna degli Ammalati, e che l'ha curata fino a quando poi è passata al comune. E anche lì lui accenna anche al passaggio intorno a quella chiesa, ma anche alla piccola chiesa di Sant'Antonio Romito, che oggi non esiste più, esiste solo un altarino votivo che ci ricorda la presenza di quella chiesa, e così come anche altre piccole chiese, la chiesa di San Rocco Vecchio, che prima era fuori le mura e che adesso poi è nel luogo dove ci troviamo, che prima era una casa privata che poi fu adibita a chiesa. Comunque ci racconta tante chicche, e questo volume è importante perché poi ha dato il seguito a numerose, diciamo, studi che sono state ingrandite, che sono state approfondite, e che chiaramente è, diciamo, l'elemento base su cui tutti gli studiosi di storia locale si sono basati.